Via, siamo partiti. Buongiorno a tutti. Può spegnere le luci? Sono lì vicino alla porta, sì. Mi ha accorciato il filo. Siamo a filo corto. Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Aldo Franco Dragoni e ho avuto anche quest'anno l'incarico di introdurre voi, studenti del primo anno del corso di Ingegneria Informatica e Automazione, al tema dell'informatica e della programmazione in particolare. Per me è un onore, lo considero un onore, ormai non so quanti anni sono, è anche un onere perché siete tanti, tantissimi, quest'anno in particolare vedo che siete anche molti di più degli anni passati, almeno a seguire, non so come iscritti. È un onere oltre che un onore anche perché poi ho altri corsi di informatica. In particolare un corso di intelligenza artificiale, che è un corso bellissimo al quinto anno, al secondo della magistrale, e poi un corso che è in contemporanea a questo, purtroppo, di sistemi operativi 2, sempre al secondo anno della magistrale. Purtroppo sono anni di spending review nella università pubblica, come in tutto il settore pubblico in Italia, per cui abbiamo tantissimi studenti e un grande carico didattico. Questo si ripercuoterà anche un po' su di voi, ve lo anticipo, perché per esempio il mio orario di esercitazione è un buco dalle 4 alle 8 del martedì pomeriggio e in corrispondenza di questo corso si sovrappone parzialmente alla lezione di sistemi operativi 2, per cui di fatto io sarò in ufficio dalle 5 e mezza alle 8 del pomeriggio e non dalle 4 e mezza. Ripeto, il mio orario di ricevimento è il martedì pomeriggio, in teoria dalle 4 alle 8, durante questo corso dalle 5 e mezza alle 8, perché fino alle 5 e mezza ho un'altra lezione di un altro corso. E che cosa dire di altro? Credo questo corso qui è un corso importante appunto perché è il primo corso di informatica. Voi siete iscritti all'ingegneria informatica e dell'automazione e quindi siete qui non per diventare fisici o matematici ma per diventare informatici, quindi è un onore e anche una responsabilità di cui sono ben consapevole, come sono ben consapevole dei miei limiti e del fatto che molti potrebbero fare questo mestiere meglio di me, ma tant'è, mi tocca a farlo a me. Mi fa anche molto piacere, quindi non è che insomma, sono anche contento. Che cosa dire di importante? Lo dico subito, lo ripeterò tante volte. Questo è un corso che ha poco a che fare con i libri, nel senso che ci sono dei testi consigliati e io adesso ve li dirò insomma nel corso di questo corso, ma in realtà c'è anche internet che ormai è piena di corsi di formazione su questi argomenti qui, ma non è quello che volevo dire. Quello che volevo dire io è questo. Questo è un corso che si prepara con il computer, sul computer, è un corso che dovrebbe avere come obiettivo quello di introdurvi alla programmazione del computer. Il che significa che quello che noi dovremmo valutare alla fine del corso non è il fatto che voi avete capito in teoria che cos'è un computer e come si programma. No. Noi dovremmo valutare, io devo valutare se voi sapete programmare. Poi chiaramente tutta la vita si passa a programmare, la vita di un ingegnere informatico, passata poi dopo a programmare, per cui migliorerete nel tempo, ma io dovrò capire a che livello siete come capacità di programmare il computer. Quindi il paragone che mi viene più spesso in questo caso
per cercare di far capire questo concetto è: io vi posso anche insegnare cos'è l'automobile, come è fatto il motore e tutta la teoria che serve per prendere la patente, ma poi l'esame sarà un esame di pratica. Quindi andremo a vedere se voi effettivamente l'automobile la sapete portare. Quindi cosa ci vuole per superare questo esame? Ci vuole un computer, un compilatore, poi vi spiegherò a chi non lo sa di che cosa si tratta, un buon libro di esercizi, che può essere ormai tranquillamente sostituito da internet, perché è piena di esercizi di programmazione sul linguaggio che utilizzeremo noi, che si chiama C++, poi spiegherò anche perché. E, dopodiché, un amico, se voi non avete mai usato un compilatore, se non l'avete mai programmato nelle scuole superiori o per motivi vostri, un amico che vi dia una mano, è il momento di riscoprire il valore dell'amicizia. fa. Quest'anno sono anche riuscito a chiedere l'aiuto di un esercitatore, che sarà un ingegnere molto bravo, mi pare che il contratto l'abbia firmato, e quindi dovrebbe affiancare a questo corso 20 ore di esercitazione, 2 ore a settimana, in cui appunto, soprattutto per chi non ha mai programmato in vita sua, questo è il target principale. Chi veramente non ha mai programmato farebbe bene a venire alle esercitazioni, che dovrebbero iniziare non nelle prime 2 settimane, perché faremo altro, ma dalla terza o quarta settimana dovrebbero iniziare queste esercitazioni. E il calendario delle esercitazioni non è ancora definito, perché va incastrato con le ore di lezione che voi avete, con la disponibilità delle aule, con le richieste di altri esercitatori, è ancora in corso di definizione l'orario delle esercitazioni. Però mi pare che voi il martedì pomeriggio non avete lezione, e il mercoledì pomeriggio. Martedì pure? Avete lezione? Ah, quindi eventualmente potrebbe essere 2 ore dopo quelle 2 ore, oppure tutto il mercoledì pomeriggio, perché il mercoledì pomeriggio ce l'avrete libero. Tutto intendo dire tutto come disponibilità, ma sempre 2 ore a settimana di esercitazione. Qualche esercizietto lo potrò fare anche io a lezione, però chiaramente dovendo introdurre gli argomenti teorici. Domande? Cerchiamo di trovare un PDF allora. Dunque, il materiale di questo corso è disponibile sul sito di e-learning. Se avete acceduto già nel primo ciclo a corsi erogati in modalità e-learning sul sito di e-learning dell'Ateneo? No? Ah. E allora io non so se c'ho la rete adesso. Un attimino, scusate. Che se c'è provo a collegarmi, provo, perché non è scontato. No. Va bene, allora cercherò di provvedere a... Ma penso che qualcosa potete fare per conto vostro, collegarvi e... Mettete su Google un IVPM e-learning, oppure mettete Moodle e dovreste accedere al sito di e-learning sul quale stiamo
riportando questa roba, carta igienica, che ci danno. Non lo so l'indirizzo qual è. Aspetta un po', forse lo so. Forse è rimasto nella... Se io metto Moodle qua, che succede? Ah, ecco. Allora, anche se non mi collego, però vedo, sì, vedo... Leggete voi in alto questo? Allora, lms.univpm.it, Livorno, Modena, Salerno.univpm.it, e quello dovrebbe essere il sito dove è possibile accedere ai corsi che vengono erogati anche in modalità apprendimento a distanza. Fare tutto a distanza non mi sembra il caso fra noi, perché siete tanti e secondo me la lezione frontale è ancora utile, ecco, però almeno il materiale, le slide e qualche esercizio, le slide stanno già su, le slide che utilizzerò io durante il corso. Piano piano ci metterò anche gli esercizi e anche gli esercizi dati gli anni passati. Gli esercizi dati agli anni passati, che vi interesserà più in là, mo è un po' presto, li trovate comunque se mettete il mio nome su Google, accedete a un paio di siti dove sono anche raccolti tutte le prove che ho dato agli anni passati. Quelle chiaramente chi non sa programmare dovrà aspettare la fine del corso per poterle chiaramente risolvere. Quindi invece chi sa già programmare ci può tranquillamente accedere. Ok, quale altra informazione introduttiva è importante che vi dia? Avete voi delle domande da fare prima di partire? Vai. Allora, il compilatore potete scegliere come volete, che probabilmente sarà anche una scelta che è funzione del sistema operativo che utilizzate, ma non è neanche detto. Io uso il GCC, General New Compilers. Poi spiegherò durante il corso perché uso quello e faremo proprio una lezione sul concetto del software libero e dell'open source, che in parte spiega perché io faccio quella scelta. Non perché è gratis, non solo perché è gratis, ma perché risponde a un concetto di distribuzione del software che si chiama software aperto, di cui mi piacerà parlare con voi e dedicare un'oretta di tempo per parlarne, perché è un aspetto culturale che un ingegnere informatico deve sapere fin dall'inizio del suo percorso di studio, per poter scegliere liberamente. Però voi potete usare perché al livello in cui inizieremo, fra un mesetto, fra l'altro, adesso vi dico, ne passa un po' di tempo purtroppo, è talmente introduttivo che qualunque compilatore sostanzialmente compila tranquillamente quell'esercizio, insomma, per cui non c'è nessun problema a usarne uno piuttosto che un altro. Grazie per la domanda. Altre domande? Ecco, perché C++ e non C è una domanda fatta adesso, leggermente anticipata rispetto al... Perché per spiegarti perché ti dovrei raccontare un po' l'evoluzione che c'è stata, però ti posso dire questo, che quel più, C++, quel plus plus sta per aumentato, e l'aumento è sostanzialmente legato al concetto della Object Oriented Programming, cioè con il C++ si può programmare con gli oggetti, con le classi, con il C pure, ma bisogna fare dei giri mentali. Invece il C++ ce l'ha incorporato il concetto di classe e di oggetto, e poi spiegherò meglio questi concetti fra un mesetto,
E allora a quel punto sarà chiaro perché io ho fatto questa scelta. Potevo anche scegliere il C o potevo fare, come fanno per esempio alcune prestigiosissime università americane, in cui non si usa un linguaggio vero, ma si usa un linguaggio di programmazione particolarmente pensato per la didattica e per introdurre chi non l'ha mai fatto al concetto di programmazione di un computer, che sono molto belli. Ma hanno il limite che non sono usati in pratica. Viceversa, il C++, e il C è il linguaggio più diffuso al mondo, il C++ ormai lo sta praticamente quasi rimpiazzando. E quindi ho fatto questa scelta perché è un linguaggio di programmazione estremamente brutto, almeno rispetto per esempio a quello che ho usato io quando ero alla vostra età, che ci insegnavano il Pascal, che era un po' una via di mezzo fra quello che ho detto che fanno gli americani e quello che facciamo noi. Il C++, pur essendo brutto come il C, ha il pregio che è utilizzato, veramente. E quindi in teoria voi, se finite dopo la triennale, o addirittura se finite dopo un anno, avete visto e vi siete cimentati con un linguaggio che si usa veramente. I sistemi operativi della Microsoft, del Linux, sono scritti, Android che si basa su Linux, sono scritti in C e in C++. Beh, quindi la Microsoft in C Sharp in parte, però insomma, giriamo intorno al C. Questo è al momento più di così non ti posso rispondere. Altre domande? Allora, cominciamo? Pronti? Allora, io devo spiegarvi che cos'è l'informatica, però negli anni mi rendo conto che la conoscenza dei ragazzi sull'informatica è effettivamente aumentata. E quando ho iniziato questo corso più di 10 anni fa, ho pensato di dedicare la prima parte a spiegare che cos'è la digitalizzazione. Cioè, cosa significa digitalizzare le informazioni e cosa significa rappresentare le informazioni in forma digitale? Perché mi sembra che questo sia un po' il passo zero. Ed è una parte molto discorsiva che inizieremo oggi, è una parte che vi sembrerà anche molto facile, ed è una parte forse che comincia a essere piano piano inutile, poco utile, ma non lo so. Non lo so, cioè io non so con che grado di cultura voi arrivate. E quindi per capire se so fermarmi o no su questi concetti introduttivi, guarderò i vostri volti, anche se c'ho sto faro che mi. E se voi mi fate così, allora io capisco che le cose le sapete e vado veloce. Se voi invece state con due occhi sbarrati così che una cosa sta dicendo, allora io capisco che è importante che mi soffermi su questi concetti. Sto parlando di come si rappresentano, di cosa significa digitalizzare. Voi ormai siete nella civiltà digitale, io invece ero della civiltà analogica. Io l'ho visto il cambiamento, però mi rendo conto che, per esempio, tutti quelli della mia età non sanno minimamente cosa significa digitale e informazione digitale. Ne parlano, ma non sanno cosa significa. Quindi io vorrei spiegarvi cosa significa. Digitalizzazione, quindi, dopo aver detto cosa significa, digitalizzare i testi, e partiamo oggi, poi dopo i testi i suoni, le immagini e i video, cioè la multimedialità. Poi voi farete un corso di informatica, se andate avanti, un corso di informatica multimediale, in cui questa parte la riprenderete e l'approfondirete. Però io penso che non si può parlare di programmazione se non si capisce che cosa sono i bit e i byte e di come si rappresenta l'informazione in bit e byte. Questa parte è facile e vi darà la sensazione che questo sia un corso facile, un esame facile da superare. Purtroppo, statisticamente, devo dire che non è così, perché anche se ho cercato negli ultimi anni di diventare un po' più buono, è un esame che effettivamente si passava, almeno nei primi anni, abbastanza con difficoltà. E appunto perché la seconda parte, invece, del corso, quella più importante, chiaro? È sulla programmazione. E io ho fatto all'inizio, poi
quando ero giovane, i corsi di programmazione, ma erano corsi per insegnare a una persona a diventare programmatore che duravano 450 ore. Noi ce ne abbiamo 72 di lezione frontale, di cui 24 per gli argomenti introduttivi che adesso vedremo, e solo 48 per la programmazione. Quindi voi che dovrete fare? Dovete prendere queste 48 ore e aggiungercene almeno 100 di vostro a casa con il computer a programmare. Mi capite? So se è passato sto messaggio. Dovete stare almeno 100 ore a programmare io, cioè voi e il computer. Non a riscrivere sul computer gli esercizi che vi darò, che stanno online, e a vedere se il computer li sa risolvere. Perché il computer li sa risolvere se voi li copiate la soluzione. Lui è bravo. Bisogna vedere se voi siete in grado di sintetizzare un programma per risolvere un certo problema. E questo, a parte che questo non si può insegnare, perché in parte è una dote personale. Cioè non si può insegnare a uno a diventare un grande artista con i pennelli. Io ti posso insegnare delle tecniche, poi dopo, se poi tu diventerai un grande artista, bisogna vedere quanta birra c'è dentro te, su quel versante, diciamo così, dell'arte. E anche la programmazione in parte è un'arte, e c'è chi ci riesce meglio e c'è chi riesce un po' peggio. Però, ecco, non fate, come voi siete tutti informatici, io per alcuni anni, oltre a voi, insegnavo anche ai biomedici o anche ad altre che non avevano mai fatto programmazione prima, e devo dire, soprattutto le ragazze, io sono un po' misogino, scusate, ma insomma, venivano, io scherzo, però cioè, la scrivania mia è un po' rovinata per tutte le lacrime proprio, piangevano, capito, queste ragazze che venivano, ma io alle magistrali facevo così, imparavo il libro a memoria e passavo l'esame, mi sono diplomata col massimo, ho preso tutti i 30, ma com'è che non riesco a superare questo esame che so il libro suo a memoria? E io devo ogni volta ridì, stessa cosa, te hai imparato il libro a memoria, ma non sai programmare. Ma come faccio? Non so che dirti, non so cosa dirti. Ti sei esercitata poco, o anche qualche volta anche un maschio, però il maschio non piange, invece la ragazza sistematicamente piange. Io mi diverto da solo a fare queste cose, voi dovete perdonarmi. Vabbè, a parte le stupidaggini, non so neanche come ci sono arrivato di questa cosa. Ricominciamo. Cioè, avevo detto cominciamo, invece non avevo cominciato. Quindi la prima parte sarà sulla codifica dell'informazione, la seconda sulla concezione di questi algoritmi per risolvere problemi. Spiegheremo cos'è un algoritmo, però è inutile che ci stiamo tanto a parlare, tanto lo capiscono tutti cos'è un algoritmo. Una cosa è capire cos'è, una cosa è scoprire come fare. È chiaro che ci sono certi algoritmi, ve lo dirò pure, che ci voleva Euclide a pensarli, oppure ci voleva Pascal, ci voleva non so chi, per cui non posso pretendere che voi scopriate da soli l'algoritmo per trovare il massimo comune divisore di due numeri, e quello lo vediamo già fatto, ma certi algoritmi, come per esempio come si prende un vettore, poi vi dirò che cos'è, e come lo si ordina in maniera tale che per esempio non so, un numero di serie sia messo in ordine crescente, pure questo ve li dirò io, perché anche questo a scoprirle è difficile. Ma insomma, voi dovete prendere o alcuni algoritmi e li inventate da soli, o dovete prendere quelli che vi presento io, che stanno su internet, e adattarli ai problemi vostri. È tutta una roba che dovete fare per conto vostro. Quindi, tipicamente, il mio compito è, quando verrete all'esame, di raccogliere, mietere, anche dove non ho seminato. Per cui voi non potrete dirmi, professore, ma questo lei non ci aveva formati a far questo. Io non v'ho formato, però l'esame non ve lo faccio passare lo stesso. Bene, ora che avete capito che siamo
abbastanza antipatici un po' tutti. Questo è il piano di lavoro per oggi e per questa settimana. Capire innanzitutto come si digitalizzano le informazioni e a partire dal concetto stesso di digitalizzazione. Per cui adesso credo che sulla slide l'ho già messa la definizione, per cui la tolgo e vi chiedo a voi. Voi sapete cosa significa informazione digitale? Datemi una mano, qui non do voti, per cui ditemi che significa, l'avevo scritto poco fa, per cui cosa significa informazione digitale? Vai. Esprime informazione in? In un tipo di codifica, ripeto perché non c'è il microfono. In un tipo di. In un modo che sia. Ok. Esprimere informazione e codificarla, codificare il concetto di codifica in maniera tale che sia comprensibile non da un essere umano. Ok, allora a questo punto sono costretto a fare un passo indietro. Che cosa significa informazione? L'informatica va passetto con la filosofia, eh? Poi se venite a fare intelligenza artificiale al quinto anno sarà l'apoteosi di questo concetto. Che cosa significa informazione? Proviamo. Un dato elaborato, perché il dato invece che cos'è? Il dato non è informazione? No, cioè se diciamo ad esempio un numero come 5 da solo, non ti fornisce. Questo qui non fornisce informazione, perché non lo sai contestualizzare, cioè non sai... Se noi lo mettiamo all'interno... Ok, grazie. Ci può stare, ma... Informazione dato elaborato, per cui per esempio se ti arriva, se suona un campanello, è o no informazione quella? È un dato elaborato? Se si accende una spia di un termostato, oppure vedi il semaforo che diventa da verde diventa rosso, ti sta informando di qualcosa o no? È un dato elaborato? No. Informazione non è dato elaborato. Cioè, la gente tende a... È chiaro, l'informazione che leggi su un giornale è molto elaborata. Però a livello primitivo, voi siete ingegneria dell'informazione, dovete ingegnerizzare l'informazione, non potete prescindere dal concetto di cosa sia l'informazione. La dovete ingegnerizzare. Per cui avete bisogno per partire di una definizione di base. Cos'è l'informazione? Quella che leggi sul giornale è molto elaborata, però a livello ingegneristico è l'informazione più elaborata che può avere, perché è in forma testuale. E si suppone che lei sia un essere umano, che non so, sa leggere, capisce le convenzioni, sa dare un significato, una semantica a quei simboli. Ma se lei va a un concerto, quel suono che arriva, informazione o no? Se vede una fotografia, informazione o no? Tutto questo è informazione. Allora, testi, suoni, immagini, video, cosa hanno in comune? Il numero è un'informazione? A parte questa qui che vedete qui, è un disegno che rappresenterebbe, in base a certe convenzioni, una cifra, che rappresenterebbe in base a certe convenzioni, di nuovo, su cui ci hanno formato quando eravamo bambini, un concetto, il concetto del numero 5. Disegno, cifra, concetto. Disegno, cifra, concetto. Informazione è sostanzialmente trasferimento di contenuti che si trasformeranno dentro di noi in concetti. E per poter trasferire questi contenuti o memorizzarli in un supporto, abbiamo bisogno di una grandezza fisica, che potrebbe essere un campo magnetico, una tensione elettrica, un livello di pressione dell'aria, una qualche grandezza fisica, che potrebbe essere un colore nero,
bianco che abbia almeno due stati. Perché se la grandezza fisica in questione ha uno stato solo e non può muoversi da quello stato, essa non può né memorizzare né trasmettere informazione. Per trasmettere o memorizzare informazione abbiamo bisogno di una grandezza fisica che abbia due possibili stati, tensione negativa o positiva, campo magnetico orientato nord-sud o sud-nord. Certo, la tensione potrebbe essere positiva o negativa e avere vari livelli. Già stiamo facendo un passo avanti. Il campo magnetico potrebbe essere orientato in vari orientamenti, non solo nord-sud, sud-nord. Le gradazioni di colore, invece che essere nero-bianco, potrebbe essere 256, dal nero al bianco. Ma tanto per partire, dobbiamo avere una grandezza con almeno due possibili stati. Se non abbiamo il concetto del binario, non possiamo né memorizzare né trasmettere informazione. Abbiamo per forza due possibili stati su cui giocare. E per una scelta che hanno fatto gli ingegneri tanti anni fa, all'inizio dell'era dell'informatica, e quindi stiamo sostanzialmente negli anni 40, per certi versi anche prima, però adesso non stiamo a fare tutta la storia complicata, gli ingegneri hanno capito che, visto che ce ne servono due, poi anche tre o quattro, cinque, ma visto che ci servono due, per non sbagliarsi, prendiamone due. Perché se io prendo anche altri livelli, e cioè invece che per esempio tensione negativa, tensione positiva, ma prendo di quanto è negativa e di quanto è positiva, e per esempio di livelli diversi invece che due ce ne ho 10, certo che ho magari più facilità di rappresentare informazione, perché ho più scelta, ma mi espongo di più al possibile errore nell'interpretazione della grandezza fisica. Allora, in pratica nasce già 70 anni fa, 80 anni fa, il concetto del linguaggio binario, e cioè rappresentiamo l'informazione facendo riferimento solo a due stati concettuali in cui quella grandezza fisica può essere, per esempio campo magnetico nord-sud 0, campo magnetico sud-nord 1, tensione elettrica che arriva in quel momento negativa 0, positiva 1. Due stati molto diversi fra di loro, in maniera tale che il dispositivo, nel dover valutare la grandezza in ingresso, veramente è da escludere che possa fare un errore. Tant'è che ormai siamo tutti con la mente che il calcolatore non sbaglia mai. È basato su questo. Effettivamente non si sbaglia. C'è la possibilità che si possa sbagliare, interpretare uno 0 con un 1, uno con un 0, leggendo una memoria USB, è praticamente zero, lo possiamo tranquillamente trascurare. Però attenzione, perché noi siamo ingegneri e non ci andiamo tanto leggeri con questo concetto del trascurare, perché se noi facciamo alla fine che fanno i nostri amici fisici, che ignorano le approssimazioni, ignorano gli errori dei laboratori e prendono il risultato del calcolo del laboratore come prova di una teoria e poi fanno le fesserie, pubblicano autentiche fesserie. Ma su questo ci torneremo. Noi invece siamo ingegneri e sappiamo che l'errore c'è sempre, sempre, anche se la probabilità è bassissima. Ok? 0 e 1. Allora, noi che ci possiamo fare con 0 e 1? Noi con 0 e 1, per esempio, ci possiamo rappresentare tutto, per esempio tutto, cioè, ho detto una stupidaggine. Perché volevo dire, per esempio, ci possiamo rappresentare i testi, ma in realtà noi con 0 e 1 ci rappresentiamo tutto, non solo dei testi. Ma digitalizzare non significa rappresentare con 0 e 1. 0 e 1 è una scelta che vi ho detto legata al fatto che si è voluto abbattere la possibilità dell'errore. Ma in realtà digitalizzare, se andiamo sull'etimologia, deriva dalla parola inglese digit, deriva da digit, che a sua volta deriva dal latino che significa
dito. E perché le dita sono state il primo strumento che ha usato l'uomo per contare. Per contare, perché effettivamente digitalizzare un'informazione, contare vuol dire avere a che fare con i numeri, e digitalizzare un'informazione significa, questa è la definizione per cui vi richiamo la vostra attenzione, digitalizzare significa un'informazione, rappresentarla in forma di sequenza di numeri. Che poi questi numeri sono espressi come 0 e 1, adesso vi faccio spiegare, vi dico come, è secondario. Digitalizzare vuol dire tradurre le informazioni in una sequenza di numeri. Quindi, per esempio, un testo di un giornale, tradurlo in una sequenza di numeri. La foto della pagina del giornale, che non è il testo del giornale, voi capite benissimo la differenza, la possiamo tradurre in una sequenza di numeri, in maniera totalmente diversa, adesso vedremo. Un suono, per esempio la registrazione che sto facendo adesso io, per lasciarvi la lezione se ce la faccio in formato audio-video, la traduciamo in una sequenza di numeri. Che siano 0 e 1 è del tutto legato a quella scelta che fu fatta tanti anni fa, che è valida, per carità. Ma in realtà gli stati potevano essere anche non due, ma tre o quattro. Se gli stati sono solo due, quello che si sviluppa, lo riprenderemo la settimana prossima, però è un sistema di numerazione che è basato su due sole cifre. Non è basato su, come sistema decimale su 10 cifre, ma è basato su due sole cifre. Come funziona il sistema decimale? Il sistema decimale funziona così, è un sistema di rappresentazione dei numeri che si basa sul concetto che la base su cui che si utilizza per rappresentare i numeri è 10, e ovviamente sapete tutti perché si usa il sistema decimale per rappresentare i numeri, perché si usa la base 10. L'avete detto, mi pare, perché abbiamo 10 dita. Non c'è ombra di dubbio, noi usiamo, tutto il mondo usa il sistema decimale perché abbiamo 10 dita. Se ne avessimo avuto 8, avremmo usato sicuramente un sistema ottale per rappresentare i numeri. Nessuno ha dubbi su questo. Se invece l'avete voi, fateli presente che fate un bel articolo scientifico. E funziona così: se supponiamo di avere i numeri solo. La settimana prossima vedremo anche i numeri decimali, frazionari. Adesso supponiamo di avere solo numeri da 0 all'infinito, interi. Allora, il primo, ovviamente, qui ci possiamo mettere una cifra da 0 a 9, quindi abbiamo 10 cifre a disposizione, quindi 10 livelli di tensione, 10 orientamenti del campo magnetico per rappresentare l'informazione base. Quella è la base che viene utilizzata per. Dopodiché qui appunto possiamo metterci per esempio una di queste cifre, non so, per esempio ci mettiamo 1, che significherebbe quante volte dobbiamo prendere 10 elevata a 0. Questa è la convenzione che usiamo io da una cinquantina d'anni, e voi da un po' di meno, ma anche voi per poco è stata usata questa convenzione. Quello che mettete qui rappresenta quante volte dovete prendere le decine. Quello che mettete qui, cioè 10 elevato a 1, quello che mettete qui significa quante volte dovete prendere 10 elevato alla 2 e così via. E così si va verso l'infinito. Giusto? Il sistema che usa per rappresentare i numeri, il calcolatore, i numeri base, questi vengono chiamati numeri naturali, noi li chiamiamo informatici numeri naturali, è esattamente identico, solo che alla base 10 viene sostituita la base 2. E avendo una base 2, le cifre a disposizione che abbiamo non sono 10 da 0 a 9, ma sono solo 2, da
da 0 a 1, appunto, ci fermiamo subito. E quindi qui dentro ci possiamo mettere o 0 o 1, non o 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5, ma o 0 o 1. Quindi per esempio, non so, a caso, mettiamo 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. E a questo punto questo 0 sarebbe quante volte devo prendere 2 elevato a 0, 2 elevato a 0 fa 1, per esempio in questo caso 0 volte. Quante volte devo prendere 2 elevato a 1 che fa 2 una volta e così via. Ovviamente mi sono dimenticato di dire che poi dovete fare la somma, ovviamente, no? Per vedere che numero è. Per cui, sostanzialmente, avendo due sole cifre a disposizione, possiamo rappresentare meno numeri che con 9 cifre? Domanda. Che con due sole cifre, 0 e 1, si possono rappresentare meno numeri di quanti ne possiamo rappresentare con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino a 9? No, perché qui non è limitato a sinistra questa progressione. Quindi io posso arrivare anche con 0 e 1, in teoria, verso l'infinito ed oltre, come diceva Buzz Lightyear. Però, c'è un però. Qual è il però? C'è un però pragmatico. Ci vogliono molte più cifre. Molte, molte di più? Non molte, molte di più. Perché quello che nella tecnologia è la complessità esponenziale, cioè il fatto che è un sistema di numerazione basato sull'elevamento a potenza, fa sì che tutto sommato quello che conta è l'esponente più che la base. Per cui non è così tanto di più il numero di cifre a disposizione che abbiamo bisogno. Per capirci, se facciamo sistema decimale, sistema binario, lo 0 in decimale lo rappresento in binario come? 0, perché ce l'ho la cifra a disposizione, metto 0 qui e non c'è problema. L'1 nel decimale, come lo rappresento in binario? Perché ce l'ho la cifra a disposizione, la metto qui e non c'è problema. Comincio a avere problemi con il 2 decimale, perché io in binario la cifra 2 non ce l'ho e quindi devo fare quello che si fa in decimale con l'11, cioè aggiungere una cifra. Quindi devo andare qui e devo mettere, per il 2, che cosa devo fare? Devo mettere 0 qui e un 1 qui. Ci siete? Queste cose lo sapete perché le fate pure a scuole medie voi. E quindi andiamo con 1, 0. Il 3 diventa 1, 1. Il 4, che succede col 4? Altra cifra. Per cui azzeriamo questi due e mettiamo un 1 qui, sarebbe 2, prendo una volta 2 elevato a 2, che è 4, e così via. Questo fenomeno ha fatto sì che nell'informatica, cioè questo fenomeno, questo modo di rappresentare informazioni con il binario, ha fatto sì che nell'informatica le potenze di 10 non abbiano più alcun senso, per cui parliamo ancora di chilo e di mega, e di giga, byte, ancora non ho detto cos'è il byte, però parliamo ancora di, però in realtà noi non parliamo di 10 elevato alla 10, cioè di migliaia, di milioni, di miliardi, ma parliamo di 2 elevato alla 10, con il chilo, con il k, parliamo di 2 elevato alla 20 con m, mega, e 2 elevato alla 30 con g, che sarebbe giga, poi ci sono anche gli altri. Cioè, quello che volevo dire adesso è questo, che nell'informatica la potenza significativa non è la potenza di 10, ma la potenza di 2. Quindi, il primo numero importante è lo 0, come nel decimale. Il secondo numero importante è il 2. Il terzo numero importante è il 4. E poi abbiamo l'8, 16, 32, 64, 128 e 256. Perché mi fermo sul 256? Qualcuno lo sa? Non 4, ma 8. Mi fermo su 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questo oggetto qui, che vedete è concettualmente rappresentato come 8 caselle,
che possono essere riempite tutte quante o con lo 0 o con l'1. 8 caselle. Allora, ciascuna casella si chiama binary digit, cioè cifra binaria. Binary digit, abbreviato binary digit, abbreviato bit. Bit sta per binary digit, cioè o 0 o 1, la cifra binaria, che è l'elemento base per poter rappresentare un'informazione. O un dato, che è un'informazione, diciamo così, un po' primitiva, o un'informazione più elaborata, come diceva il vostro collega. Vedremo. Binary digit bit. Dal bit, per motivi storici, legati all'hardware con cui venivano ingegnerizzata la memoria centrale del calcolatore negli anni 40, si è passati al concetto di byte. Byte vuol dire, si scrive così, byte vuol dire 8 bit. Che cos'è un byte? Cioè, perché parliamo di byte? Parliamo di byte perché a un certo punto si è fatta sta scelta nella storia dell'ingegneria degli elaboratori elettronici digitali. E sarà più chiaro quando faremo l'architettura di un elaboratore. Ma si è fatta la scelta di consentire all'unità di elaborazione centrale, la CPU, quella che oggi sarebbe il microprocessore, di andare sulla RAM, la memoria primaria. Ne parleremo con calma quando faremo un po' più di calma l'architettura di un laboratorio, andando a leggere ciò che c'è scritto o a scriverci qualcosa, non un bit alla volta, perché sarebbe stato troppo dispendioso in termini di tempo, ma ogni volta si andava a leggere o a scrivere nella memoria 8 bit alla volta. E quindi di fatto, se vuoi scrivere un bit solo in memoria ne devi scrivere 8, se vuoi leggere un bit ne devi leggere 8, poi vedremo questo. E quindi nasce il concetto di byte, che sarebbe 2 alla 3, 8 bit, ma la cosa importante è capire che con questo elemento fondamentale, con questa struttura di 8 bit fondamentale, io posso rappresentare quante informazioni? Quante? 2. E quanto vale 2 alla 8? Allora, con 8 bit, con un bit posso rappresentare due informazioni, vero o falso? Con 2 bit, 2 alla 2, 4. Con 3 bit, 2 alla 3. Poi arriviamo a 8 bit, 2 alla 8, che è 256. Ve lo ricordate? 256. Questo è uno dei numeri che deve entrare qui e vi accompagnerà fino alla fine. Non ci abbiamo il 1000, noi ci abbiamo il 256. Dopo si può andare oltre. E se abbiamo 9 bit, che però quante informazioni posso rappresentare con 9 bit? 2 alla 9, che sarebbe 512. Con 10 bit posso rappresentare 2 alla 10, un altro numero importante, che è 1024. Questo è un numero importante perché il K che usiamo nell'informatica, quando diciamo un K, non è 1000, ma è 1024. Se non lo scrivo adesso in decimale per non confondervi le idee, allora lo scrivo a parole. 1024. Andiamo ancora avanti. Con 11 bit? 2048. E ancora ce la fate a fare la moltiplicazione a mente. Con 12? Con 13? Io fra un po' già mi sto perdendo. Con 14?
Però so dove voglio arrivare, quindi dopo mi richiapo. Con 14 quanti? Non lo so. Con 15 non lo so. Con 16 lo so. Perché 16 sono 2 byte. E per il principio che vi ho detto prima, 2 byte è significativo. Perché a volte si registrano i dati sulla RAM e si leggono i dati sulla RAM 2 byte alla volta. Ci sono delle istruzioni per farlo. 2 byte, quante informazioni metto in memoria, quante informazioni posso rappresentare con 2 byte? 2 alla 16. E questo numero è 65.536. È un altro numero che si dovrebbe stare un po' meno del 256, quello importante. Il 65.536 è un altro numero importante. Vuol dire, per esempio, campionare i suoni a 16 bit, vuol dire che ogni suono sarà rappresentato su 65.536 livelli di intensità diversi. Per esempio, campionare le immagini in toni di grigio vuol dire che avremo 65.536 toni di grigio, dallo 0, che è il nero, al bianco, che dallo 0 che è il nero, al 65.535, perché c'è anche lo 0, che sarebbe il bianco perfetto. Ritorniamo, io vi lascio un quarto d'ora prima, però evito di fare l'intervallo perché sarebbe, fanno così anche gli altri colleghi, immagino. Ma no? Vi lascio andare via un po' prima, va bene per voi? Ok. Poi, adesso la finiamo sta storia, però se andiamo avanti, io ho per esempio 20 bit, quante informazioni posso... 2 alla 20. 2 alla 20 è un mega. E 2 alla 30 invece si dice un giga. Poi magari ci ritorniamo quando facciamo la memoria e vediamo bene anche questa. Ok. Adesso andiamo sul primo argomento. Adesso che sappiamo che con 2 cifre possiamo rappresentare infiniti numeri, questo è il secondo concetto che ho dato oggi. Il primo era che digitalizzare vuol dire tradurre in una sequenza di numeri. Fino adesso 2 concetti ho dato. Digitalizzare vuol dire tradurre in una sequenza di numeri. E il secondo concetto è che ogni numero lo posso rappresentare con 2 cifre, 0 e 1. Fino adesso ho detto solo questo. Adesso vediamo. Cosa ci possiamo rappresentare? Partiamo dalla storia. La prima cosa che si è rappresentata con questo sistema sono stati i testi. Come si fa a prendere, non so, la Divina Commedia e scriverla in digitale? Come si fa? Come si fa a digitalizzare questa roba?
Vai, vai. Allora, c'è ancora gente che confonde questa cosa con l'immagine di questa cosa. Perché ancora c'è gente che non riesce a capire che un conto è il testo, un conto è la foto del testo. Che non c'è, sono totalmente diversi come concetto. Io vi chiedo, la frase I love you, come si può digitalizzare? E voi mi state già rispondendo. Qui, che sono più vicini, mi è già arrivato forte e chiaro il messaggio. Avete tutti un'idea di come si fa a digitalizzare sta roba? Ce l'avete un'idea? Cioè non mi rispondete perché non sapete proprio, non capite cosa sto dicendo o non sapete, oppure sono cose ovvie. Fate così. Se fate così è ovvio. È ovvio. Datemi un segnale perché ho bisogno di capire. Te non hai idea proprio? Te? A te lo sai. Allora, mi hanno già detto qui davanti che quello che si potrebbe fare, infatti è quello che si fa, è quello di sostanzialmente fare una roba così. Cioè prendere carattere per carattere e assegnare a ciascun carattere un numero. A questo punto la sequenza dei caratteri diventa una sequenza di numeri. Ovviamente la corrispondenza deve essere fatta in maniera univoca, perché altrimenti non è più una rappresentazione univoca. E quindi un carattere, un numero. Allora, quando è iniziata la storia dell'informatica, le case produttrici di calcolatori, c'erano l'IBM, ovviamente che c'è ancora, anche se c'era la Digital, ce n'erano tante, ognuna si è fatta la propria codifica, si faceva quella volta la propria codifica. Che cos'è una codifica? Una codifica sarebbe proprio questo, assegnare a ciascun carattere una sequenza, un numero rappresentato, vabbè, in forma binaria l'abbiamo capito perché, no? Ma l'importante è assegnargli un numero in maniera univoca. Questa tabella qui sarebbe una codifica di testi. Cosa succedeva? Che siccome ognuno si era fatta la sua, il testo su un digital non era leggibile to cure, bisognava fare delle trasformazioni su una macchina IBM o viceversa. Questa storia è andata avanti, siamo in America, perché la storia dell'informatica nasce in America, ovviamente. È andata avanti per tanti anni, fino a quando il governo americano ha deciso di finanziare una commissione che mettesse fine a questa babele di testi. E questa commissione ha lavorato e ha prodotto una tabella, cioè una tabella di conversione caratteri codici binari, che appunto prese il nome da quella commissione e si è chiamato American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code, codice, for Information Interchange, come vi dicevo prima, no? Cioè per lo scambio, interchange. Questo è un concetto dell'interchange che nasce allora, ma ancora oggi c'è, anche se molto più sofisticato. Oggi la chiamiamo interoperabilità e durante il vostro corso di studi vi incrocerete su quel concetto. Ma già allora interchange, cioè io voglio che lo stesso documento elettronico possa tranquillamente viaggiare su macchine diverse rappresentando ogni volta il medesimo testo. Interchange. Ok? E il codice che ne nacque è l'acronimo di questa commissione ASCII. E il primo problema che si posero gli ingegneri di questa commissione, nostri colleghi di qualche anno fa, è su quanti bit rappresentiamo i testi con questo codice? Cioè quanti bit serviranno
per rappresentare, ok? Allora, 8 significa 256, cioè 256 caselle da riempire con questi caratteri. Beh, loro fecero una roba semplice, presero la produzione, presero tutti, la lingua inglese, presero tutta la letteratura prodotta da Shakespeare, tutta l'opera letteraria di Shakespeare, andavano a vedere quanti simboli ci stanno qua, simboli dell'alfabeto. Ci stanno quelli minuscoli, quelli maiuscoli, poi ci stanno lo spazio, c'è la punteggiatura, e li elencarono, e poi quella volta c'erano le telescriventi, per cui servivano anche dei comandi, per dei caratteri che servissero da comandi per le telescriventi, e poi c'erano le telescriventi, derivavano dalle macchine da scrivere, e le macchine da scrivere avevano il concetto del ruotare. L'avete visto mai una macchina da scrivere voi? Sapete quando si ruota il rullo per passare la riga sotto? Questo movimento qui del polso per ruotare il rullo, dissero, questo è un comando che lo dobbiamo dare per dire è finita la linea, vai la linea sotto. Poi c'è un pulsante sulla macchina da scrivere che se tu lo tocchi, la molla ritorna al carrello alla prima colonna per cominciare a scrivere la successiva riga. Quello riporta la colonna, non so se avete visto mai. C'erano anche nelle telescriventi, sarebbe l'accapo. L'accapo vuol dire torna alla prima colonna, ma rimani sulla stessa riga. Il line feed invece vuol dire vai alla riga successiva, ma rimani sulla stessa colonna. Combinando i due, line feed e carriage return, si va a capo veramente, cioè prima colonna, riga successiva. Tutti e due questi comandi vengono inseriti lì, gli si diede un codice specifico per ciascuno di questi due. E poi altri. Alla fine loro ritennero, e questa è un'altra, la prima informazione che vi do, forse contraddice a quello che avete studiato a scuola, non lo so, perché a me dicevano che il codice ASCII era su 8 bit, è una bugia, il codice ASCII non è su 8 bit, ma su quanti? Allora, 9 vuol dire 512, loro ritennero che 512, come anche 256, fosse esorbitante. Siccome volevano risparmiare, e ancora il byte non si era ancora affermato tantissimo, loro dissero, noi facciamo un codice su 7 bit. 2 alla 7 fa 128, e quindi con 128 posizioni noi ci mettiamo dentro tutte le minuscole, tutte le maiuscole, dell'inglese, tutte le simboli di punteggiatura, il line feed, il carriage return, tutti i simboli delle telescriventi che adesso vi faccio vedere, e nacque questa tabella che io mi pregio di aver messo in questa forma. È una tabella che vi fa vedere carattere per carattere, anche se... No, che cosa succede qui? Succede che non c'è corrispondenza fra... Vabbè, che devo fare? La vedete qui? Qui la vedete, no? Manco qua. Allora, io vi lascio fra una ventina di minuti, L'ho rimpicciolito al volo, si vede qualcosa? Provo a allargare senza farla uscire e poi vedrò di capire cosa è successo. Si intuisce qualcosa anche da giù dietro? Allora, questa qui è una tabella dove io ho messo il codice ASCII originario, quello del 1968. E si legge così, nell'intestazione della colonna vedete i primi tre bit, perché ho messo 8 colonne, nell'intestazione di riga vedete gli altri 4 bit. Quindi, per esempio, per sapere il punto interrogativo come viene rappresentato, dovete andare su 0, 1, 1, poi andate sulla colonna 1, 1, 1, 1. Ok, adesso guardiamolo un po', questo codice. L'ho messo in questa forma perché in questa forma qua fa vedere che le prime due colonne sono
sostanzialmente simboli da telescrivente, per capirci, cioè non stampabili. Sono comandi che vengono utilizzati per sincronizzare la comunicazione con le telescriventi di allora, per spaziare, varie cose. Però ce ne sono alcuni un po' interessanti che l'ho messo in rosso. Innanzitutto vedete su in alto la sequenza 000, 0000 non poteva non essere un qualcosa di particolarmente significativo, perché sarebbe 7 bit tutti a 0, e infatti sarebbe il concetto di niente, non è il concetto di spazio, è il concetto di non c'è nessun simbolo qui. Il concetto di spazio, che sarebbe associato alla barra spaziatrice della tastiera, lo trovate su SP, sarebbe 010 e poi 0000. Se lo dovessimo dire in numeri, sarebbe 1 per 2 elevato alla 6, e quindi sarebbe il 64. Quindi la barra spaziatrice sarebbe il 64. Questo qui, Dell, era un tasto che c'era sulle macchine da scrivere e che sostanzialmente riportava indietro il carrello di 1, e se tu battevi un tasto, quello sovrascriveva quello che c'avevi già scritto. E oggi significa, sarebbe il del, che sta il canch, anzi no il canch, quello la freccetta a sinistra che ci avete sulla tastiera. E poi li vedete gli altri, c'è il signore di questo mondo che sta lì in terza colonna, 1, 2, 3, 4, 5 alla quinta riga, che è il simbolo del dollaro, perché gli americani hanno giustamente ritenuto, cioè giustamente, hanno ritenuto di dare cittadinanza digitale a livello proprio primitivo a un simbolo importante della civiltà, che è il simbolo della loro moneta, il dollaro. Quindi bastano 7 bit per specificare il simbolo del dollaro. Non c'è la sterlina inglese, per esempio, non c'è lo yen, non ci sono altre monete, c'è solo il dollaro. Su in alto c'è un simbolo alla prima riga, 1, 2, 3, 4, quinta colonna, che noi oggi conosciamo benissimo perché lo usiamo tutti i giorni e lo chiamiamo crocciola, ma in realtà ha un altro nome che spero che voi conosciate, che però anch'io ho smesso di utilizzarlo perché non mi capisce la gente se lo utilizzo, che sarebbe, l'ha detto lei correttamente, at, in inglese at, perché quello lì è un simbolo antichissimo, è un dittongo che veniva utilizzato dagli amanuensi, i monaci medievali, per rappresentare l'avverbo di moto al luogo latino ad. E in pratica è una A con una D che la racchiude. Ad, avverbio di moto al luogo, in inglese diventa het, e quindi il nome è het, e è stato utilizzato, come sappiamo benissimo, per dividere lo username dalla specifica del dominio, primo e secondo livello, nell'indirizzo di posta elettronica. Questo qua è il line feed che vi dicevo, è gira il rullo di 1 e vai alla riga successiva. Line feed è finita, alimenta la linea, chiedo scusa, non è finita. Alimenta la linea vuol dire vai alla linea successiva, la linea di testo successiva all'interno di un testo. Questo è il carriage return, ritorno di carrello. Nei software di videoscrittura, Word e qualunque software di editing, se noi premiamo invio, che starebbe proprio dove stava una volta il carriage return sulle tastiere, sulle macchine da scrivere, in realtà vengono inseriti questo e questo, perché è un carriage return line feed.
torna tutta a sinistra e vai alla riga successiva. La macchina da scrivere c'aveva anche, per segnare che eri arrivato all'inizio della riga, una campanella che quando il carrello arrivava alla fine toccava una campanella e segnava ding, per segnare allo scrittore, che anche audio, che stava sulla prima riga e poteva ricominciare a scrivere. Quella campanella si chiama bell ed eccola qui. Cioè, se voi in un testo ci mettete quella rappresentazione lì, vi suona la campanella, il computer anche, provateci. Sapete come si fa? Non tutti stanno sulla tastiera. Sapete come si fa a scrivere su una tastiera con sistema operativo Linux? Sicuro, mi pare anche con Windows. Una lettera che non è sulla tastiera, un carattere che non è sulla tastiera? Per esempio questo qui si chiama tilde. Tilde, che sarebbe 111 1110. Oh, il fatto che finisce con 0 che significa? Che è un numero? Pari. Se finisce con 1 è un numero dispari. Questo è il 126. Allora, per scriverlo, voi dovete, tenendo premuto Alt, scrivete sul tastierino numerico 126. E sul software di editing, se è fatto in maniera corretta, dovrebbe comparire la tilde. Questo vale un po' per tutti. Ah no, vale per tutti. Bene. Commenti? Commenti? Non avete nulla da dire riguardo questo codice? Che per 20 anni è stato utilizzato ed è ancora imperversa? Per esempio appunto nei software di gestione della posta elettronica. Non avete nulla da dire? Perché avete capito tutto? Non avete capito niente? Avete capito tutto? C'è una domanda, grazie. Questo è l'inizio della storia. Non siamo mica arrivati alla fine, perché è un inizio particolarmente brutto per noi. Perché? Guardi un po' lì. Non c'è? Non ho capito. Ti piace sto codice? A me no. Perché sono 30 anni che mi costringe ogni volta che devo scrivere. Oggi è stata una bella giornata. Vabbè. Mi costringe a fare dei salti mortali, perché la E accentata non c'è, come non c'è nessuna vocale accentata, perché nell'inglese non esistono le vocali accentate. Giustamente gli americani ci hanno dato una tecnologia gratuitamente, però che la sono fatta per loro, non è che l'hanno fatta per noi. La usiamo gratis, però non ci va bene, perché non ci sono le vocali accentate. Noi, gli spagnoli, per esempio, che sono arrivati molto dopo, però devo dire, per esempio, loro ci hanno, per esempio, il simbolo esclamativo rovesciato e il simbolo di punto interrogativo rovesciato, che usano all'inizio dell'esclamazione o della domanda, per giustamente, e ci hanno anche la dieresi, perché tu che volevi dire? Poi ci hanno la N, scrivimela un po' te perché io... ci hanno la N con la tilde sopra. I tedeschi hanno la... Stavo dicendo che i tedeschi... Allora, praticamente la cosa è andata male per tutte queste persone in questi anni, fino a quando si è cercato di porre rimedio. E allora una organizzazione di standard internazionali che si chiama ISO, ISO sta per International Standard Organization, ISO, ha inteso porre rimedio
per includere nella civiltà digitale anche coloro i quali avevano un alfabeto che non si limitava a questi simboli. Ed erano tanti, eravamo in tanti, e per far questo hanno pensato semplicemente di utilizzare quell'ottavo bit che era rimasto fuori, perché ho detto che oggi si lavora sempre in byte, questi erano 7 bit, quindi c'era un bit in più all'inizio che si poteva utilizzare per aumentare il numero di caratteri a disposizione. Perché se io ci metto un bit in più all'inizio, il numero delle caselle passa da 128 a... si raddoppia. E quindi abbiamo 128 posti in più nuovi da riempire per codificare altri simboli di alfabeto di altri linguaggi. Chiaro che la soluzione E con l'apostrofo non va bene per noi. Primo, perché dobbiamo usare 2 byte invece che uno, e premere 2 volte invece che uno. Ma poi E con l'apostrofo non significa niente, perché non c'è la distinzione fra E, fra l'accento breve e l'accento acuto. Bisognava invece proprio introdurre l'accento breve e l'accento acuto sulle vocali. Questo è successo 20 anni dopo, nel 1988. La ISO ha emanato un nuovo standard per rappresentare i testi, che si è chiamato ISO 8859, numero progressivo, che sarebbe il numero di standard su cui aveva lavorato fino a quel momento la ISO, International Standard Organization. Hanno lavorato proprio così, e cioè hanno raddoppiato i simboli, adesso li faccio vedere, però mettendo il bit in più, quindi sono diventati 256, ma pur passando da 128 a 256 non è che si è messi d'accordo tutto il mondo, perché sono arrivati 128 posti in più, però non sono stati sufficienti. E allora in realtà di standard quella volta con l'8859 ne sono stati fatti 14. Cioè 14 tabelle diverse, la prima delle quali, che adesso sto per farvi vedere, servì proprio per gli italiani, per i francesi, per i tedeschi e per gli spagnoli, sostanzialmente. Cioè per gli alleati in ottica NATO, siamo in epoca di guerra fredda, degli americani. Che vi devo dire? È la storia, non sto inventando niente. Allora, la prima tabella che sto per farvi vedere si chiama quindi ISO 8859-1 e serve per West European Languages, cioè le nazioni europee West. Quella volta il mondo era diviso in due, Est ed Ovest. Oggi è diviso in due, nord e sud, ma insomma, quella volta questa era la differenza. Ovviamente la International Standard Organization non poteva limitarsi a questo. Siccome non c'entravano tutti nella tabella, ne ha prodotte altre per accontentare gli altri. La 2 è per linguaggi dell'Europa dell'Est, e vedete gli altri, in particolare vi faccio vedere la 5 per i russi, la 6 per linguaggio arabo, la 7 per il greco, simboli del linguaggio greco antico e moderno, questo per l'iddish, e poi turco e così via, fino al thailandese, lingue baltiche e linguaggi celtici. Ovviamente la più utilizzata di tutte chiaramente è stata la 1,
che vi sto per far vedere, se non che, ed è del 1988, se non che nel 2000 la 1 è stata modificata. Perché che cosa è successo nel 2000? È arrivato l'euro e con l'occasione si è detto, visto che dobbiamo rappresentare anche il simbolo dell'euro, ne cambiamo qualcuno. Ed eccoli qua, spero che si vedano. Sto parlando della 1 che poi è diventata nel 2015. Ancora adesso si possono usare o l'1 o la 15. Si differenziano solo per alcuni, che sto per farvi appunto vedere. Questa è la 1, spero che si veda. Peggio di prima. Sposto. Scusate. Allora, questa come è la tabella ISO 88591, la Latin One. Non Special One, Latin One. E si chiama così. Come vedete, com'è fatta? Gli americani non sono stupidi. Non lo so. Che cosa hanno fatto? Hanno detto, vabbè, venite pure voi nel mondo della civiltà digitale. Vi diamo diritto di cittadinanza a livello nativo. E quindi vi creiamo il posto per voi. Ma ovviamente salvo il posto per noi. Che significa? Significa questo. Che aggiungiamo un bit prima dei 7 di cui prima. Mi capite? Il bit prima. E quello potrà essere o 0 o 1. Se è 0, tutti gli altri 7 sono come da copione. Cioè da come già, d'altronde c'erano miliardi e miliardi di testi, già scritti in hash a 7 bit, non c'era senso che quelli mandarli tutti quanti in malora. Allora, il codice hash originario, basta metterci uno 0 davanti, cosa che si faceva già, perché era nato il byte, e di fatto si metteva sempre uno 0 al primo bit, quindi non è cambiato assolutamente niente, lo stesso ASCII è tucur ISO 88591. Le cose cambiano solo nel caso in cui il primo bit è 1, perché a questo punto si apre un altro orizzonte, che sarebbe da questa colonna in qua, dove le prime due colonne sono state lasciate libere per scopi liberi di software e cose varie che potrebbero arrivare negli anni, giustamente sono stati previdenti. Invece queste altre 6 colonne sono state riempite con i caratteri che servivano agli alleati degli americani. Le altre che adesso non vediamo, la 2, la 3, la 4 fino alla 14, sono esattamente simili a questa. C'hanno questa parte qui a sinistra che sarebbe l'ascio originario, e questa parte a destra che è diversa da tabella in tabella. Quindi qualunque sia l'ISO 88594, 3 o 2, il codice ASCII è comunque parte di quel codice. Il codice ASCII originario. Mi capite? Chiaro? E che cosa vediamo qui nella Latin One? Innanzitutto sono arrivati due simboli. Il simbolo della linea della sterlina, del pound, che noi italiani abbiamo usato perché era lo stesso simbolo nostro in quegli anni, e il simbolo del dollaro, dello yen, chiedo scusa. Poi vedete, trademark register, questo è un altro simbolo imperante della civiltà occidentale, copyright, ne parleremo con una lezione dedicata su questo, copyright, e poi vedete che abbiamo tutte le vocali accentate per noi, con l'accento greve e con l'accento acuto, maiuscolo e minuscolo. Quindi gli italiani sono stati completamente soddisfatti da questa tabella. Abbiamo anche il punto interrogativo rigirato,
e anche il punto esclamativo rigirato. La N che diceva lei c'è? Dove la, eccola là. Quindi soddisfatti anche gli spagnoli, soddisfatti anche i tedeschi e soddisfatti anche i francesi. Lo spagnolo era importante ovviamente sia per la Spagna che per la diffusione che c'è la lingua spagnola nel mondo, chiaramente. Sud America e Filippine. Poi quelli in giallo che vedete sono quelli che ho segnato in giallo perché 12 anni dopo sono stati cambiati nel 2000. Ed ecco come sono stati cambiati, la 15 quindi, è comparso al posto del dollaro, cioè non al posto del dollaro, sarebbe lo stesso byte del dollaro con al posto del primo zero iniziale l'1. Nella stessa posizione, vedete, c'è il simbolo dell'euro. Come a dire, i capisaldi dell'economia mondiale sono il dollaro e l'euro. Ok? Poi, siccome l'Inghilterra non è entrata nell'euro, ha mantenuto il suo pound, così come il Giappone ha mantenuto il suo yen. E tutto il resto è rimasto praticamente lo stesso. Un mezzo, un terzo, un quarto non servivano granché, e sono stati rimpiazzati da questi simboli che non so perché sembrano più importanti. Non so che simboli sono, chiedo scusa, non ho mai approfondito. È chiaro questo excursus? Vi è chiaro? Ok, se vi è chiaro arriviamo alla fine della lezione di oggi. Se vi è chiaro, vediamo il percorso come si è evoluto dal 2000 in poi, perché queste 14 tabelle è sembrato che non fossero granché, perché se noi facciamo un sito web per vendere le scarpe ai russi, se lo facciamo con la codifica di carattere, questa qua, letta con una tastiera e con un computer settato con l'ISO 88595, quella dei russi, certi caratteri erano totalmente diversi. Non questi, questi sono gli stessi, ma questa parte qui della tabella sarebbe stata interpretata in maniera totalmente diversa. Dunque si è pensato, ma facciamo un codice solo per tutto il mondo? Uy, ma perché non ci hai pensato prima? Qual è il problema di fare un solo codice per tutto il mondo? Che la tabella si ingrandisce, giusto? Di quanto? Ogni bit in più si raddoppia. Ci siamo? E poi, visto che siamo sui byte, e se ne è un byte, è 2 byte. E 2 si passa da 256 a 65.536. E che ci facciamo? Giusto? No. Perché? Ci facciamo. Perché in queste tabelle qui ci sta una nazione da poco che è rimasta fuori. Quale? Totalmente fuori da ISO 8859. La Cina. Certo che forse nell'88 la Cina, dal punto di vista digitale, non era una potenza, ma già nel 2000 non si poteva tacciarla più fuori, e oggi ovviamente è impensabile. La Cina e per la verità anche il Giappone, perché loro hanno un sistema di scrittura basato sui caratteri kanji, che non è basato sulla fonetica, ma è basato sul concetto di ideogramma, e loro, voi sapete che i loro caratteri sono più di 50.000, loro stessi non li conoscono tutti, ma loro con 2 byte li rappresentavano comunque tutti. E quindi quello che si è fatto, si è pensato, facciamo una sola tabella per tutto il mondo, e addirittura hanno esagerato, perché hanno detto, sto arrivando alla fine, facciamo una sola tabella per tutte le lingue del mondo, tutte, quelle vive e pure quelle morte. Hanno calcolato che con 31 bit, quante posizioni abbiamo con 30 bit? Quante caselle abbiamo?
2 alla 30, che ho detto essere per definizione un giga. Con 2 alla 31? 2 giga. Con 2 alla 32? 4 giga. Semplice il concetto, no? Allora, praticamente loro ci avevano, hanno detto, loro chi? E una serie di ingegneri che appartenevano a associazioni varie, governative, che lavoravano per conto dell'ISO, in cui c'erano anche aziende importanti come la Microsoft a questo tavolo di lavoro. E hanno detto, ok, famo un codice su 31 bit, esattamente, avete notato, che soddisfi tutte le lingue del mondo, quelle vive e quelle morte, e anche quelle future. Tant'è che ci hanno messo la lingua di Star Trek pure. È vero, eh? È vero. Tecnicamente questo standard da allora si è chiamato 10646, ISO 10646, ma è universalmente noto come Unicode. 31 bit, che praticamente sarebbero 32, perché 4 byte. 31 bit vuol dire 2 alla giga posti, che si è pensato che bastasse per tutto, compreso i geroglifici egiziani. Cioè l'idea è quella di avere una sequenza di bit per qualunque simbolo, che qualunque scrittura viva o morta abbia mai prodotto nella storia dell'umanità. Compresi i simboli matematici, come il simbolo dell'integrale, il simbolo della derivata, compreso simboli tipografici, e eccetera. Allora, assegnare 2 miliardi di posti non era fattibile, ovviamente, in un tavolo di lavoro. Quindi hanno cominciato assegnando i primi 65.536 posti, cioè i primi 2 byte di questo codice. Gli altri, ci mettiamo le lingue morte o le lingue future, come il lingue, li faremo nei secoli a venire. Piano piano, ogni volta che ci riuniamo, mettiamo altre caselle. Intanto partiamo con quelle vive, le prime 65.536 caselle. E adesso vi chiedo, stiamo veramente arrivando alla conclusione, poi lo riprendiamo, quando è che ci vediamo? Dopodomani, no? Secondo voi, adesso la tabella sarebbe troppo grande per presentarla, no? Lo capite? Secondo voi, i primi, li vedete i 31 bit? I primi 7 bit, secondo voi, come sono stati riempiti? Cioè, pensate di avere 24 zero, cioè non significativi, non zero, non significativi, e poi gli ultimi 7 significativi. Questi ultimi 7 saranno stati codificati secondo quale criterio? Chi c'era a quel tavolo? C'erano sempre loro, cioè chi questa storia l'ha iniziata e chi la sta portando ancora avanti. E quindi ovviamente i primi 7 bit ci hanno messo l'asci. E l'ottavo? Quello europeo. Avete capito come funziona il mondo, mi pare. Come ha funzionato finora. Non so come funzionerà in futuro. L'altro byte, da 9, da posizione dal nono bit fino al sedicesimo bit, a quel punto ci abbiamo un sacco di spazio, perché sarebbero 65.536 meno 256, quindi 65.256. E un sacco di posti sono stati messi tutti i caratteri kanji. No, prima i residui dell'ISO 8859, quelli degli altri, russi, eccetera, e poi tutti i caratteri kanji. Adesso non so quanto tempo. Allora, siccome è arrivata alla fine della lezione, io vi chiudo con questo interrogativo. Sta roba,
l'Unicode, qual è? Ha risolto i problemi perché c'è un codice solo per tutto il mondo. Qual è il problema? La? È la pesantezza, perché per un carattere ci vorrebbero non un byte ma quattro. Quindi o ci pensate voi o ve lo dico io, dopo domani dobbiamo vedere, sarà il primo argomento dopo domani, come si è riuscito a far sì a ricompattare in uno, al massimo due, i byte dell'Unicode. Sarà il primo argomento della prossima lezione, che si chiama UTF. Ci vediamo mercoledì.